Preparatevi a scoprire i migliori e i peggiori della 18ª giornata della Serie B. Il capitano è tornato, con Bertani fermo ai box e Gonzalez in versione assistman, ci ha pensato Raffaele Rubino a trascinare la capolista al successo contro il Crotone. I suoi primi due gol in questo campionato lo lanciano al terzo posto nella classifica dei marcatori di sempre della storia del Novara. Una doppietta importante l'ha realizzata questa settimana anche Karamoko Sisse dell'Albino Leffe. Porta la sua firma alla preziosa vittoria conquistata dai bergamaschi contro l'Empoli di Aglieti. Per mister Mondonico, una vera manna dal cielo. Il cambio in panchina dà sempre una scossa all'ambiente. È il caso del tecnico dell'Ascoli Fabrizio Castori, che sta guidando i marchigiani ad un'incredibile risalita. Con lui in panchina nessuna sconfitta e 12 punti in appena 6 partite. Fino a 3 settimane fa era l'unica squadra a non aver mai perso. Da quando ha conosciuto la parola sconfitta, però, l'Empoli di Alfredo Aglietti non riesce più a rialzarsi. Il KO incassato contro l'Albino Leffe inoltre allontana ulteriormente i toscani dalla zona playoff. Secondo il designatore Rosetti è uno dei miglior fischietti del campionato cadetto. La prestazione fornita dall'arbitro Riccardo Tozzi in occasione del posticipo Torino-Siena invece ha lasciato più di qualche dubbio. L'espulsione ai danni di Pratali per un fallo commesso in realtà dal suo compagno di squadra di Cesare ne è la prova lampante. Momento difficile in casa Frosinone. La sconfitta patita contro il Vicenza rischia di mettere in discussione anche mister Carboni. I ciociari non vincono dal 30 ottobre scorso e dopo un avvio incoraggiante si ritrovano improvvisamente in piena zona retrocessione. E nel prossimo weekend al Matusa arriva la capolista Novara.